Grande successo per l'edizione 2014 del premio Francesco Terracina, promosso e organizzato dal Centro Studi Vittorio Bachelet di Cosenza. Una tre giorni che si è snocciolata tra premiazioni, esibizioni e dibattiti ospitati dalla scuola media Fausto Gullo di Cosenza. Tutto con l'obiettivo di ricordare la figura del primo presidente del Bachelet, Terracina. Francesco Terracina è stato il nostro primo presidente, diciamo, uno dei fondatori del Bachelet. È proprio a lui che dobbiamo, se oggi siamo qua a fare questa premiazione. Sono passati 33 anni da quando è nato il premio Terracina. Terracina era anche un docente delle scuole, proveniva dalla Sicilia lui, però ha insegnato a Cosenza ed ha insegnato in una scuola cosentina tra cui la De Coubertin di Rende. Presente l'iniziativa anche il ministro agli affari regionali Maria Carmela Lanzetta. Ho accettato l'invito dell'associazione Bachelet e della dirigente scolastica della preside, appunto perché già conoscevo questa scuola e tutto il lavoro straordinario che sta facendo di integrazione e di sviluppo di questo quartiere di Cosenza. Poi dedico molto del mio tempo a fine settimana, quando torno in Calabria, al territorio, quindi quale cosa più bella per me che essere invitata in una scuola. Fra i premiati anche il fondatore di Progetto Sud, Don Giacomo Panizza. La cultura ha strumenti per rilanciarci, non sono tutti, ma ditemi voi dove si può andare senza cultura. Che rilancio si può fare dalla Calabria senza cultura? Perché la Calabria, a mio avviso lo dirò poi, ha bisogno di capire chi siamo e di capire dove vogliamo andare e non dove ci vogliono portare altri, di fuori o di dentro, che finora stanno affossando la Calabria. Invece dobbiamo dalla Calabria dirci chi siamo, il sogno che abbiamo e dove vogliamo andare insieme.